Hi, Greedy, and it's all head. E dopo mille trasformazioni, quante saranno? Ormai 7, 8, siamo giunti anche al Super Saiyan Rosa, di nome Black. Cioè, avete capito lo sdrogo? È un po' come andare a pescare e alla sera mangiare il pollo. E quindi, 69 cose che non sai su Black Goku e il Super Saiyan Rosa. Buona visione. Black Goku è il nemico principale numero 5 di tutto l'universo di Dragon Ball. In Giappone è conosciuto col nome di Buraku, ovvero il loro solito modo di merda per pronunciare parole in inglese tipo Black, McDonald, McDonardo e cazzate simili. È stata Bulma a dargli il nome Oscuro o Black e poi tutti continuarono a chiamarlo così. Anche se tutti lo chiamano Black, lui si proclama come Goku. Le sue sembianze sono molto simili a quelle di Goku Super Saiyan. Nella sua prima apparizione indossava dei guanti e la sua statura era di molto superiore a quella di Trunks. In questa scena Black è sopra ad una roccia molto più elevata rispetto a Trunks, mentre nella scena successiva è allo stesso livello. Black è il quarto personaggio della serie che assomiglia di più a Goku. Il primo fu Bardock, poi Tarless e Goten. Una delle teorie più inverosimili sulla sua origine era che si trattasse di Goten, really, nigga? Dato che fu concepito prima del torneo di Cell e nel futuro Goku muore prima dell'arrivo dei cyborg. Indossa un abbigliamento simile a quello di Vegetto, solo che Black ha le maniche lunghe. Gli stivali invece sono simili a quelli di Zamasu. Black indossa una cintura rossa che rappresenta il tramonto e per l'allievo la fine di un tipo di allenamento, ma è anche un segnale di pericolo. L'allievo conosce tecniche che possono essere pericolose e pertanto è fondamentale il controllo di esse. Un errore ricorrente da parte dei disegnatori è la lunghezza della sua tunica, che da così diventa così. Ok, non è una curiosità su Black Goku, ma solo io quando Trunks dice mai, penso a mai, scorderai l'attimo, la terra che tremò, l'aria si incendiò e poi Oreo. Nell'anime i capelli di Black possiedono 7 punte, proprio come le sfere del drago, mentre nel manga ne ha 8. 8 come i calli e i duroni che ha nei piedi mia nonna. La differenza fra i due è che Black sembra avere un marcato eyeliner rispetto a Goku. Nonostante sia molto sadico, Black sembra una persona educata e dalle buone maniere. Un'altra differenza fra i due è il sorriso, quello di Goku è più sincero. Nella puntata 48 Black non ha l'anello del tempo, mentre nella puntata dopo dice che l'anello sta reagendo, ma quando cazzo si ha messo? Anche al suo debutto nel manga non possiede l'anello del tempo. Finora Black è il primo personaggio ad aver usato l'anello del tempo anche nel passato e non si sa se qualcuno lo abbia mai fatto prima. Ma è anche vero che Black finora è il terzo personaggio nella serie che è riuscito a viaggiare nel passato. Anche se Black appartiene alla stessa linea temporale di Trunks, a differenza di Cell, grazie ai suoi viaggi nel passato non ha alterato la storia. Ricordate questa scena? Beh, nella serie è stata riutilizzata una marea di volte, qua, questa, dopo. Black emette questo sbrilluccichio simile a quando si è nella fase God, ma Black è nella sua forma base, eppure brilla sto birbante. Avete notato che il potara verde che indossa Black è simile a quello di Govasu, il maestro di Zamasu? Però guarda caso, Zamasu ha indossato l'orecchino nello stesso orecchio di Black. La pelle scura di questo Black è quasi uguale a quella di Goku in Dragon Ball GT. Nelle prime immagini promozionali della serie, Black ha una carnagione più chiara. Quando Black mostra di adattarsi allo stile di combattimento di Goku, si esibisce in una posa simile alla opening di Dragon Ball Super. Tutti i suoi attacchi generano un buco nero. A differenza di Black, Zamasu non sa distinguere un Saiyan da un umano. Può usare la Kamehameha. Zamasu possiede lo stesso Ki di Black. Black Goku sa usare anche il teletrasporto. Nella versione giapponese, Goku e Black Goku hanno la stessa doppiatrice. Questo fa capire che in qualche modo Black ha Goku nel suo DNA. Black sa anche usare la Genkidama. Cazzo? No, cioè, Kokoriti, una roba epica. Cioè, con l'ultima trasformazione Super Saiyan Rosa abbiamo i Power Ranger al completo. Già avete notato? E tutti insieme fusi formano il Super Saiyan Rainbow, cioè arcobaleno. Ma che cazzo? Ma
nel cazzo. Canonicamente la trasformazione di Black è considerata la numero 7, 8 se consideriamo anche il Kaioken. Che lo crediate o no, Black possiede un gran senso della giustizia, dal momento che considera l'umanità come il più grande errore commesso dagli dei. La trasformazione di Black ha lo stesso colore dei petali che cadevano dall'albero di Zamasu e Gobasu quando bevevano il tè, cioè lo bevono ancora, non mica detto che non lo bevono più. A differenza di Zamasu, Black conosce la storia dell'universo e degli dei della distruzione. Lo stile di combattimento di Black è molto simile a quello di Goku, che è conosciuto come stile della scuola della tartaruga, cioè del vecchio genio, dai, avete capito? Nell'opening Black e Zamasu sono gli unici rivolti verso un lato, che ci sia qualche nesso fra i due? Black è la seconda persona che uccide Bulma ed è il primo nel futuro alternativo di Trunks. Mirai Trunks e Black fanno la loro prima apparizione nello speciale della resurrezione di Freezer. Nei videogiochi Zamasu utilizza lo stesso stile di combattimento di Black Goku, ci sarà un motivo, eh? Black è stato già confermato nel prossimo Dragon Ball Xenoverse 2. E io lo comprerò, Kokoriti, ma... Black disprezza i Saiyan perché sono fra i più simili agli esseri umani. Black ha una forza tale che nella sua forma base riesce a tenere testa a Mirai Trunks trasformato e a Goku Super Saiyan 2, opponendosi alla gravità e al risucchio del portale dimensionale. È mica merda sto Black Goku, è mica merda, eh? La sua abilità di mimare le tecniche altrui dopo averli sfidati è un'abilità che abbiamo già visto fare a Majin Buu. Anche il Super Saiyan Rosa sembra seguire lo standard attuale, che dice che il Super Saiyan God sia rosso con gli occhi rossi, il God Super Saiyan sia azzurro con gli occhi azzurri e quindi lui deve essere rosa con gli occhi rosa, ma ricordiamo che il Super Saiyan normale è biondo con gli occhi azzurri. Al nuovo e fichissimo Super Saiyan Rose cambiano il colore degli occhi a seconda dell'angolo in cui si guardano. È stato scelto il colore rosa perché in Giappone il rosa è il colore dell'odio, ma è molto strana questa cosa dal momento che nel Sol Levante i porno sono definiti pellicole rosa, ma quindi i giappi ci stanno comunicando che il sesso è una forma di violenza? Molti non hanno ancora digerito questa nuova trasformazione rosa e si sono già lamentati con Akira Toriyama con delle petizioni nella speranza che questa non sia la trasformazione finale di Black. Si ipotizza che Black, avendo le sembianze di Goku, soffrirà di cuore prima o poi, perché questo è il suo tallone d'Achille, detta anche tallone da killer, detta da certa gente. In questa scena si sono ispirati al Cristo Redentore Dubreazio. Black è il quarto cattivo principale che sconfigge Vegeta nella serie, Zio Puerco. La tecnica con cui attacca Vegeta è uguale a quella di Zamasu. Similmente questa tecnica è la stessa usata da Vegeto contro Super Buu. La prossima trasformazione probabile di Black è quella in Super Saiyan White e poi avremo completato questo circo che è diventato ormai una pagliacciata. Avete notato che la presentazione della sua trasformazione è molto simile a quella di Freezer? Possiamo pure azzardare a dire che i due siano cuginetti. La prima cosa che ha fatto Black appena trasformato è quella di farsi un selfie per aggiornare il suo profilo Instagram. Recentemente abbiamo scoperto che i Kaioshin sono collegati agli dei della distruzione. Chissà se Black è collegato a Goku o qualcos'altro nell'universo. Questa trasformazione nella linea del tempo è completamente illogica, dal momento che in quella timeline Goku aveva raggiunto solo la fase di Super Saiyan 1 e non la 2 né la 3 e tantomeno la fase di Dio. Black dice di aver assorbito il potere di Goku, ma se appunto Goku in quella linea temporale poteva trasformarsi solo nel primo Super Saiyan, come mai il Goku del presente o del passato trasformato in secondo livello non gli ha fatto il culetto? Avvalorando questa spiegazione, molti sostengono che il Super Saiyan Rosa non sia altro che un Super Saiyan normale, solo che in quella linea temporale invece di biondi si diventa rosa. Sì, vabbè, insomma, una teoria un po' del cazzo. Bene, ed eccomi arrivato il momento topico del video. Adesso saluterò gli ultimi commenti dell'ultimo video che sto vedendo adesso, che è le più 10 grandi incazzature dei videogiochi. Saluto TK YouTube, Lorenzo Di Martino, Matteo Pezzella, Best in the World, Comandati, Joele Gazzini, Luca Preverini, Huge True, Nicola Bernardi, Giulia Zorzi, dall'anteprima mi sembri anche una bella, Leonardo 356, King Storm, Teresa 18, 34 3, Bike RS, Alessandro Tunisino,
Giovanni Ricciardi, Michael B, Marco Paloschi, utente 2. Basta, se volete essere salutati dovete essere gli ultimi 10, 15, 20, insomma quello che mi gira, commenti del mio ultimo video. Però voi non potete sapere qual è l'ultimo video che io sto vedendo in fase di registrazione, insomma in tutti i video dovete commentare una cifra e quindi io vi saluto. Vattevi alla pagina Facebook per vedere tutte le minchiate che posterò e su Instagram per vedere una tazzurella ragazza mia giornaliera. Oklahoma è il prossimo. Oklahoma è il prossimo. No, Ste, è capitata a te la cannuccia rosa. La volevo, uffa. Cosa fai? Non mi trattare come una bambina. Certo che ho ragione, quello che ti ho detto è poco. Tu mi appendi, te ne vai, ma chi sei? Se ti sto davvero dentro al cuore come a volte giuri raro. Resta a casa, non bevi, stai con me, ciccio mio. Non le inventi tante scuse, non le guardi tante cose. Che di me non te ne importa. La fai bene, la tua parte.